Ciao Quilibrandi, oggi salutiamo The Maspis Channel, Flavio Musti e Avi Queen 12345. E finalmente facciamo un video su un oggetto del quale diverse persone ci hanno chiesto una recensione. Noi veramente non avevamo intenzione di acquistarlo, ma ancora una volta The Kids è venuta in nostro soccorso e ce ne ha inviato uno. Abbiamo qui un fidget spinner, quindi grazie mille a The Kids. Dunque, questa è la confezione in cui possiamo acquistarlo. Vedete, molto colorata. E sul retro naturalmente leggiamo il suo prezzo, è di 4,99€ il fidget spinner di The Kids. Apro e chiudo una parentesi velocissima: se vedete qualche cambiamento nell'immagine e nei colori in questo video è perché abbiamo cambiato il sistema di illuminazione, quindi mi raccomando, fateci sapere nei commenti qui sotto cosa ne pensate, se avete dei consigli. Allora, apriamo subito la confezione di questo fidget spinner e vediamo che cosa contiene. Qui c'è un opuscoletto, diamogli un'occhiata, c'è un ragazzino che si diverte con questo giocattolino e all'interno vediamo tutti i colori in cui è disponibile. Quindi abbiamo arancione, azzurro, un fucsia, verde e giallo, il nostro è giallo. E uno su quattro brilla al buio, quindi tra pochissimo cercheremo di capire se il nostro sia proprio uno di quelli. Naturalmente dietro ci consiglia di andare su YouTube e cercare i video tutorial su come realizzare trucchetti spettacolari con il fidget spinner, se ne trovano parecchi. Un supportino di plastica ed ecco il nostro giocattolino. Vediamo se riusciremo a capire come mai questa semplice elichetta sia diventata così popolare proprio in questi ultimi tempi, perché in realtà forse non lo sapete, ma si tratta di un giocattolino inventato nel 1993 da una signora che aveva una brutta malattia, purtroppo. C'è tutta una storia particolare dietro a questo giocattolo. Comunque è diventato molto popolare adesso probabilmente per via di qualche video su YouTube. Si tratta di un semplice giocattolo che fa utilizzo di due vecchissimi principi della fisica. Uno è quello che abbiamo già visto altre volte, quello del momento angolare, che è un concetto semplicissimo. Gli oggetti pesanti sono più difficili da arrestare una volta messi in movimento. Ed ecco perché alle estremità di questo fidget spinner abbiamo tre borchie in metallo che lo appesantiscono, così una volta che hanno preso il via ci vuole una bella forza per fermarle. E inoltre qua al centro abbiamo un cuscinetto a sfera. Cerchiamo di vincere l'attrito, in sostanza. Se noi abbiamo un semplice oggetto che ruota intorno ad un perno, le due superfici sfregano e questo frena il movimento. Qua invece abbiamo un cuscinetto a sfera, non c'è contatto diretto tra il perno e l'elica. Tra di loro c'è tutta una serie di palline di metallo, quindi i punti di contatto sono pochissimi e l'attrito di conseguenza sarà anche molto poco. Quindi quando diamo il via al nostro fidget spinner questo inizia a girare e girerà molto molto lungo, ci vorrà un sacco di tempo prima che si fermi. I trucchi che ho visto realizzare con questo giocattolino sono diversi, fondamentalmente si tratta di dargli il via e riuscire a farlo saltare da una mano all'altra senza che si fermi, bisogna avere l'agilità di prenderlo al volo esattamente dal perno centrale, sono tutte prodezze delle quali io non sarò mai capace, quindi vediamo se riesco per miracolo a tenerli in equilibrio sull'indice, che poi è il medio. No, ho addirittura perso il fuoco del video, quindi direi che di farci delle grosse acrobazie non se ne parla nemmeno. Vediamo se il video tornerà a fuoco, voilà, come per magia, eccolo di nuovo qui. Ecco il nostro fidget spinner. Dobbiamo ancora cercare di capire se sia fosforescente o meno. Quindi spegniamo le luci, prendiamo la lucetta speciale per caricarlo e vediamo un pochino cosa succede. Allora, diamo la carica a questo fidget spinner come si deve con le mie lucette speciali ultravioletti. Su, caricalo per bene un bel po'. E spegniamo le lampade nuove di zecca che abbiamo appena montato. Allora, via una. Poi un agile cambio di mano. E spegniamo anche l'altra. Guardate un po'. Sembra un fidget spinner rapito dagli alieni. Adesso spegniamo anche queste due, vediamo se qualcosa brillerà. Sì, è fosforescente, ok. Naturalmente di persona lo vedo meglio, ma il nostro fidget spinner è uno di quelli fortunati, uno su quattro che brillano al buio. Vedete un pochino? Sì, eccolo qui. Buono, sono contento.
Ecco allora il fidget spinner di D-Kids, che ringraziamo di nuovo di cuore. Disponibile in edicola per 4,99 €. Eccolo qui, il nostro è giallo fosforescente. Avete voglia di dirci se anche voi riuscirete a trovare qualcuno di quelli che brillano al buio? 1 su 4 dovrebbero essere. Dunque, come al solito, potete scrivere nei commenti qui sotto qualunque impressione abbiate avuto sul video, sulle nuove lampade, sui fidget spinner. Fateci sapere se siete in grado di fare prodezze spettacolari con questo giocattolino. Se il video vi è piaciuto, potete cliccare su mi piace, condividerlo e iscrivervi al nostro canale. Potete seguirci anche su Facebook e su Instagram. Ciao!